Ciao ragazzi, io sono Amito125 e oggi sono qui sull'unboxing del mio nuovo volante. Addio G27 ed ecco finalmente un Thrustmaster. Vi faccio notare che questo qui è il Thrustmaster TX Racing Wheel Leather Edition. Questo è un unboxing, quindi non vi elencherò tutte le caratteristiche, vi farò vedere soltanto il sorriso sulla mia faccia. Iniziamo subito! Ho solo tolto le sicurezze, quindi apriamo, vediamo quello che c'è dentro. Vi ricordo che questo è il TX Racing Wheel, vi lascio in descrizione il sito ufficiale del volante. Apriamo tutto e vediamo un po' quello che troviamo. Prima cosa, c'è il volante qui sopra, ben messo. Guardate come sono contento, mi piace tantissimo scartare le cose. Il volante è fantastico, ha questa linea gialla che ci permette di capire dove è il centro del volante, ce l'hanno tutte le macchine da racing, è fantastico. Ha i pulsanti YX A e B, i pulsanti dell'Xbox, ha questo tastino, questa levetta che ruota, ancora devo capire bene a cosa serve. Troviamo anche un supporto, non so, probabilmente servirà per fissare il volante. Troviamo una presa elettrica lunghissima. Troviamo anche questo fermo all'interno, servirà per fissare, per regolare bene il pedale del freno, ma ci penseremo dopo. Togliamo la prima copertura. Troviamo un libretto delle istruzioni enorme, non penso che lo leggerò mai. Troviamo anche una staffa per il fissaggio. Arriva la parte più interessante, la base del volante. È pesantissimo. Questo è un volante brushless, quindi ci darà delle sensazioni alla guida diverse rispetto al mio G27. Ma questa è la cosa che vedremo poi nella review del volante. Come vedete c'ha il sistema proiettato dalla Thrustmaster per attaccare i volanti, quindi oltre a questo volante potremo metterne anche degli altri. Per finire ci sono i pedali, vediamo subito come sono. I pedali sono abbastanza pesanti, il freno è durissimo, non sono abituato di certo a premerlo, l'acceleratore invece è morbido come in tutte le macchine. Ricapitolando, i pedali ce l'abbiamo. Prendiamo il volante che è pesantissima questa base, quanto è pesante, provo subito a montare il volante. Avvitata, serrerò un po' di più questa vite che c'è qui sotto. Niente, volevo solo farvi vedere quanto sono felice. Finalmente ho cambiato un volante con motori brushless, ma di questo ne parleremo poi nella review. Spero che vi sia piaciuto questo unboxing e noi ci vediamo settimana prossima, manca il cambio che quindi arriverà fra una settimana. Ci vediamo settimana prossima qui con la review di questo volante. Ciao!